Come si forma il negativo in francese? Allora, a differenza nostra, e anche in modo un po' simile, forse agli inglesi, in realtà è un po' più complessa di così, i francesi aggiungono qualcos'altro oltre al non. Ok, noi abbiamo il non, io non rispondo e basta. Gli inglesi hanno il don't, che è una forma verbale in più, quindi I do e il not. I francesi hanno il pas. Cioè, dopo il ne, che vuol dire sostanzialmente non, e il verbo ci va il pas, P-A-S. Facciamo un esempio. Elle ne va pas bien. Quindi non si dice solo elle ne va bien. Quindi lei non sta bene. Si dice lei non sta pas bien. Quindi pas non sta bene, punto. Ci aggiungete il pas prima del resto e subito dopo il verbo. Altro esempio. Elle ne peut pas aller avec eux. Lei non può andare con loro, né, poi il peut, che è il verbo, pas, che è l'altra particella, aller avec eux. Se il verbo inizia per vocale o alla H muta, la N diventa N apostrofo, un po' come per l'inglese quando facciamo don't, ok? Je n'habite pas a Paris, non je ne habite pas a Paris, non abito a Parigi. Elle n'a pas envie de sortir, non ha voglia di uscire. Se n'est pas un chat, c'est un souris, non è un gatto, è un topo. Se il verbo è preceduto da pronome, il pronome va subito dopo il ne e subito prima del verbo. E il pa va alla fine, come al solito. Quindi, elle ne le rencontre pas, lei non li incontra. Elle ne se lève pas, lei non si alza. Vedi, il pa è subito dopo. Il n'y a pas de fleurs, non ci sono fiori. Se il verbo è composto, quindi ha avere o essere come suffisso e poi il resto del verbo, allora abbiamo ne più l'ausiliare che regge il verbo, più il pa e alla fine il participio passato. Quindi, elle n'a pas vu ses amis, non ha visto i suoi amici. Il ne s'est pas lavé, non si è lavato, ok? Sembra complesso, ma in realtà dovete sempre pensare che il ne va prima. E il pa va dopo il verbo o dopo il suffisso. Altri esempi. Quando abbiamo una parola con valore negativo, rien, jamais, plus, personne, quand, ni, plus, eccetera, possiamo fare a meno del pa, perché il pa alla fine è un rafforzativo in qualche senso. Per esempio, je ne peux plus, non ne posso più. Vedete che non c'è il pa, c'è il plus. Il ne parla person, non parla nessuno. Dire il ne parle pas person è inutile. Ok? Basta dire a person, che vuol dire nessuno. Il ne lit aucun livre, non legge nessun libro. Il ne parle pas ni français ni anglais, non parla né francese né inglese. Il pas non si usa con il che restrittivo. Il che in questo caso anche qui è una sorta di negativo perché vuol dire soltanto. Il ne boit que de l'eau, non beve che acqua, cioè beve solamente acqua, beve soltanto acqua, ok? Nei tempi composti, appunto, a, je, bu, je, di, rien, plus et jamais, quindi ancora una volta i negativi, che appunto possiamo mettere al posto di pa, in determinate frasi, si mettono dove si metteva il pas, quindi je n'ai rien dit, non ho detto nulla, elle ne l'a jamais rencontré, cioè qui ci poteva essere elle ne l'a pas rencontré, elle ne l'a jamais rencontré, non l'ha mai incontrato. Nella forma negativa del verbo all'infinito invece ne e pas vanno prima del verbo, quindi ne pas è infinito. Elle me dit de ne pas sortir, non elle me dit de ne sortir pas, ok? Quando c'è l'infinito il pas arretra. Altre cose da dire sul negativo? No, non ne ho altre. Mi raccomando, se avete dei dubbi, scriveteli qua sotto, ne parliamo insieme, qualsiasi sia la materia, qualsiasi sia l'argomento, e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao.